tutti conosciamo la meravigliosa reggia di Versailles, ma non tutti sanno che la vita di chi ci viveva non era poi così elegante e piacevole, per certi aspetti. Di alcuni personaggi storici conosciamo i punti salienti delle loro biografie, ma della loro quotidianità si parla poco. Dovete sapere che l'apparente bellezza di Versailles nascondeva invece un'incredibile sporcizia. E la cosa assurda è che non si trattava solo degli ambienti, ma anche della stessa igiene personale di chi ci viveva. A Versailles non ci si lavava quasi mai. Un nobile, nella migliore delle ipotesi, poteva fare 3 o 4 bagni nell'arco della propria vita, e addirittura c'era chi non ne faceva neanche uno. Nonostante col tempo si sia arrivati ad avere dei servizi igienici, non venivano utilizzati quasi mai e sembravano delle opere d'arte per le ricche decorazioni che avevano. Ma c'è un motivo ben preciso. In realtà, si aveva paura dell'acqua e fare il bagno era vietato proprio dai medici. Si riteneva che l'acqua aprisse i pori della pelle, facendo entrare gravi malattie. Quando in casi eccezionali veniva concesso un bagno, era poi consigliato un giorno di riposo a letto per recuperare il presunto indebolimento del corpo. La sporcizia non veniva vista come un pericolo per la salute, anzi si riteneva quasi che fungesse da protezione per la pelle. Secondo la leggenda, Luigi XIV, il Re Sole, fece soltanto 2 bagni in tutta la sua vita, e solo sotto consiglio dei medici, anche se si dice che si facesse portare una vasca di rame nelle sue stanze per fare il bagno, quindi probabilmente fece più di 2 bagni. Ma se così fosse, rimaneva comunque un avvenimento raro, perché lavarsi non era un'usanza frequente. Inoltre, a quanto pare, fece mettere una vasca di marmo rosso nel cosiddetto appartamento del bagno, che in origine era un alloggio riservato alla sua amante, Madame de Montespan. Nella vasca venivano probabilmente immersi solo i piedi, dopo una battuta di caccia, e raramente. Comunque Luigi XIV, nonostante abbia vissuto una vita piena di malattie, molte delle quali legate probabilmente alla scarsa igiene, morì all'età di 74 anni, per una cancrena alla gamba. Di Luigi XV, invece, si dice che i suoi appartamenti privati avessero ben 7 bagni, anche se con molta probabilità usati raramente. Eppure su di lui esiste un aneddoto. Si dice che un giorno ordinò di far trasformare la sua stanza da bagno in una sala da pranzo. E quando gli venne chiesto: «Ma allora, sire, vostra maestà non farà più bagni?» lui avrebbe risposto: «No, non mi laverò più». E a quanto pare morì 24 anni dopo aver preso questa sconcertante decisione. E allora come ci si lavava? A Versailles si faceva uso del cosiddetto lavaggio a secco. A quel tempo si credeva che a garantire l'igiene personale fossero gli abiti puliti, e i lavaggi, che erano rapidi, si concentravano solo su alcune parti del corpo, come faccia, mani e piedi, che venivano strofinate con panni asciutti o inumiditi. Luigi XIV, infatti, si cambiava molte volte. Ogni giorno sciacquava le mani con dell'acqua profumata e a giorni alterni si inumidiva il viso con un asciugamano. Per coprire i cattivi odori del proprio corpo, si utilizzavano tonnellate di talco e sacchetti profumati da mettere nelle pieghe dei vestiti. Inoltre venivano spruzzati addosso dei profumi che risultavano particolarmente aggressivi. Alla corte di Versailles vi era una vera e propria mania per i profumi, che venivano adoperati in modo esagerato, ed era proprio l'etichetta di corte ad imporne l'utilizzo. Le nobili donne non si lavavano praticamente mai le parti intime, solo le prostitute lo facevano. Infatti, ogni nobile donna veniva considerata onesta e desiderabile solo se puzzava. Si dice che anche Giacomo Casanova e poi Napoleone Bonaparte preferissero la donna con i suoi odori naturali. Si narra infatti che Napoleone, tra una campagna e l'altra, prima di far ritorno dalla moglie Giuseppina, le facesse arrivare un messaggio nel quale le raccomandava di farsi trovare sporca e di non lavarsi prima del loro incontro. Ma vi fu una donna che fece eccezione e alla corte di Francia si distinse in tutto. Stiamo parlando dell'arciduchessa d'Austria Maria Antonietta,
prima Delfina e poi Regina di Francia. A quanto pare lei amava lavarsi. Questa abitudine igienica proveniva dall'educazione che aveva appreso in Austria. Sua madre, l'imperatrice Maria Teresa, era severa e scrupolosa in tutto e anche sull'igiene personale non transigeva. Le governanti delle sue figlie seguivano scrupolosi ordini. Maria Teresa raccomandava loro che le bambine venissero lavate e pettinate tutti i giorni, senza eccezioni. Maria Antonietta, in Francia, si fece costruire una sala da bagno, dotata di una vasca nella quale si immergeva tutti i giorni, dopo aver fatto profumare l'acqua con essenze naturali. La regina, che lì a corte, essendo austriaca, non era molto amata e veniva sempre criticata, anche in questo caso diede ai cortigiani l'occasione di diffondere maldicenze sul suo conto. I pettegoli iniziarono a malignare sulle sue presunte stranezze, arrivando addirittura ad apostrofarla con i peggiori appellativi. Ai loro occhi era una svergognata. Fare il bagno nuda però era impensabile, troppo scandaloso, e avrebbe fornito altri motivi di pettegolezzo. Così, per evitare imbarazzo, Maria Antonietta indossava una camicia da bagno, ovvero una tunica in flanella lunga fino ai piedi, da avere addosso tutto il tempo. E nonostante ciò, le male lingue del palazzo continuarono a criticare. Maria Antonietta si sentiva costantemente sotto controllo, circondata da cortigiani che cercavano il pretesto per poterla diffamare. Nel suo diario personale, Maria Antonietta scrisse: «Subito dopo era il momento del bagno. Le cameriere trascinavano, in mezzo alla stanza, una vasca a rotelle, nella quale mi immergevo, indossando un lungo camicione di flanella, abbottonato fino al collo. Tempo dopo, venni a conoscenza dei pettegolezzi, sorti a causa di questa mia irrinunciabile abitudine». Anche Maria Antonietta però ha qualche scheletro nell'armadio. Si dice che appena giunta in Francia, all'età di 14 anni, spesso e volentieri dimenticasse di lavarsi i denti e le unghie. E a quanto pare la madre, che pur essendo lontana veniva scrupolosamente informata di tutto, inviò alla figlia una severa lettera di rimprovero, in cui le ricordava di non trascurare l'igiene orale. La reggia di Versailles poteva ospitare oltre 4.000 nobili e 7.000 servitori, ma la mancanza di pulizia e igiene aveva reso incredibilmente difficile viverci dentro. In ogni stanza o salone si avvertiva una puzza nauseabonda, ed è proprio il caso di dire che certi nobili avevano la puzza sotto al naso. La reggia, comunque, non era neanche confortevole. D'inverno i corridoi e le stanze erano attraversati da correnti d'aria gelida. Elisabetta Carlotta, principessa tedesca sposata a Filippo I d'Orléans, fratello del Re Sole, nelle sue confidenze ai parenti tedeschi si lamentava della vita di corte, dicendo che d'inverno in quelle stanze enormi faceva un gran freddo, talmente tanto che a tavola il vino nei bicchieri di cristallo si ghiacciava e a poco valeva il fuoco dei caminetti. L'atmosfera era gelida in tutti i sensi. E per quanto riguardava l'espletamento dei bisogni corporali? A quanto pare l'unico ad avere una stanza da bagno, dotata di una fossa biologica, era il re. Gli altri invece si servivano dei vasi da notte, perché i gabinetti posti all'esterno erano solo 5 per 5.000 abitanti. Oppure in alcuni angoli della reggia si trovavano le seggette, che costituivano veri e propri capolavori artistici, visto che erano impreziosite da materiali costosi, tra cui avorio e addirittura oro. È scritto che Luigi XIV annunciò il proprio matrimonio mentre era seduto sulla sua sontuosa poltrona comoda nella sala reale. E il duca di Beaufort si pulì addirittura il sedere mentre il vescovo di Parma era al suo cospetto per delle trattative, e per questo se ne andò indignato. Capitava comunque che i nobili facessero i loro bisogni ovunque si trovassero, sul pavimento. Quando per esempio si aveva una necessità impellente e le seggette erano occupate, alcuni facevano i loro bisogni nei tanti sottoscala che collegavano i diversi piani della struttura. E a quanto pare dame e cavalieri non avevano alcun problema, durante le lunghe attese nell'anticamera del re, a fare i propri bisogni in qualche angolo dei lunghi corridoi. I cronisti dell'epoca raccontano che i valletti
non sapendo dove gettare gli escrementi propri e dei loro padroni, svuotavano i vasi nei cortili o in un fiumiciattolo che attraversava la cittadina di Versailles. Uscire per una passeggiata significava immergersi nella puzza nauseabonda degli escrementi. La reggia era divenuta una gigantesca latrina. Gli abiti di alcune donne a volte erano sporchi ai bordi dell'orlo, perché per espletare non si accucciavano. Aprivano semplicemente le gambe, rimanendo in piedi, e quando finivano riprendevano a camminare, lasciandosi dietro delle scie nauseabonde. Nelle stagioni che lo permettevano, venivano sparsi a terra giunchi e fiori per attenuare la puzza. La reggia era invasa da insopportabili odori umani, tanto da essere definita la reggia più puzzolente del mondo. La cognata di Luigi XIV, in una lettera, scriveva: «Sei fortunato a essere in grado di andare a fare una cacca come ti pare. Non siamo così fortunati qui, perché sono costretta a tenere il mio sgabello fino a quando arriva la notte. Non ci sono servizi igienici nelle case vicino alla foresta. Sono costretta ad andare fuori per farla. Il che mi infastidisce, perché amo farla come ritengo opportuno, e non posso farla in maniera piacevole se il mio sedere non è supportato da niente sotto. Ahimè, tutti mi vedono farla. Ci sono uomini, donne, ragazze, ragazzi e sacerdoti svizzeri che passano». Ma i cortigiani avevano anche altre brutte abitudini. Per esempio, c'era la strana mania di soffiarsi il naso nelle tende del palazzo. Alcune principesse, invece, approfittavano delle ampie gonne per farsi fare un clistere negli appartamenti del re. Il lavaggio intestinale a quei tempi era divenuto una moda, anche grazie a Luigi XIV. Secondo la cronaca, gli vennero somministrati ben 2500 clisteri. Ma le assurdità della vita di corte non sono finite. Lungo le pareti di molti corridoi erano poste delle sputacchiere d'argento, che potevano essere usate all'occorrenza da chiunque fosse lì di passaggio e sentisse il bisogno di liberare la bocca. La moda delle parrucche, invece, faceva sì che i pidocchi fossero i veri padroni della reggia, visto che ne erano piene, ma si trovavano anche addosso alle persone e ai loro letti. Nei vestiti, le nobildonne spesso tenevano un sacchetto riempito di erbe, per attirare lì i pidocchi, riunendoli tutti nello stesso punto. Oltretutto, la reggia era piena di topi. Ai denti, invece, si dedicava più cura. L'alito buono era un segno di bellezza. Luigi XIV si strofinava regolarmente i denti con una miscela stringente, a base di radici di palissandro, cipresso, rosmarino, combinate con pasta a base di oppio, aromatizzata con anice, cannella, timo o menta. L'antenato del dentifricio, insomma. Alcuni cortigiani si lavavano i denti con il tabacco. Le dame di Versailles, per sfoggiare denti bianchi ed avere un alito fresco, facevano uso della cenere di rosmarino, che consisteva nella bruciatura di grossi gambi di rosmarino privati delle foglie. La cenere veniva messa su un fazzoletto di lino e poi sfregata sui denti. Ma vi fu un'invenzione che gettò le basi per un cambiamento di abitudini: il bidet. Del bidet non si conosce né la data certa della sua nascita, né il nome del suo inventore. Nonostante esistano tracce di sistemi adibiti allo stesso scopo nella civiltà romana, e nonostante si dica che la regina Maria de' Medici lo abbia importato in Francia dall'Italia perché era in uso presso la corte dei Medici a Firenze, la prima testimonianza certa risale al 1710, anno in cui il probabile inventore Christophe de Rosier lo installò presso la residenza del primo ministro francese. Il primo riferimento scritto al bidet risale al 1726, grazie alle memorie dell'allora ministro degli esteri, nonché amante di Madame de Prie, che nel 1726 racconta di essere stato ricevuto dalla signora mentre era a cavallo di uno strano sgabellino a forma di violino. Il bidet fece così scalpore a Versailles che si diffuse molto rapidamente, e in pochi anni se ne contavano circa 100 esemplari. Purtroppo non durò a lungo, perché erano in pochi a utilizzarlo davvero.
Nel Settecento, infatti, alcune credenze religiose sostenevano che si facesse peccato a utilizzarlo, perché costringeva a guardare e a toccare le parti intime del corpo. Nei bordelli, a quanto pare, era l'unico mobile di cui disponevano le prostitute, oltre ai letti, ovviamente. E nel giro di pochi anni, a causa dell'inutilizzo, molti degli esemplari furono smantellati. Nella seconda metà del Settecento, la regina di Napoli, Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, nonché sorella di Maria Antonietta, volle un bidet nel suo bagno personale alla reggia di Caserta. Le fu detto che il bidet avrebbe potuto darle una cattiva fama, poiché era uno strumento per prostitute, un avvertimento che però lei ignorò. Comunque, anche grazie al bidet, alla reggia di Versailles si cominciò a considerare la possibilità di un lavaggio parziale e l'igiene personale cominciò a occupare un ruolo meno marginale. Con Luigi XVI e Maria Antonietta, i nobili iniziarono a rifiutare le parrucche, i profumi troppo forti e le quantità esorbitanti di cipria, riscoprendo i benefici dell'acqua e delle fragranze leggere e delicate. I due sovrani gettarono le basi per un importante progresso. Con loro, per esempio, il sistema fognario fu migliorato in modo significativo e anche se non riuscirono a coinvolgere tutta la popolazione, molti cominciarono a lavarsi. Finalmente!